Sei contento della vita che hai realizzato? Sei contento del livello di successo che hai raggiunto finora? Attenzione però, io per successo non intendo avere una grande barca, la Ferrari, 2 miliardi di euro. No, io parlo di un successo decisamente più importante. Il proprio successo personale, quello in linea con i propri valori, con i propri desideri, quello in linea con la soddisfare i bisogni più profondi che abbiamo. Spesso nei commenti mi ponete domande come risolvere delle difficoltà o come raggiungere degli obiettivi. Io oggi voglio andare molto al di sopra, spiegandovi qual è la cultura del processo che vi può trasformare nei numeri uno nel vostro settore. Anzi, parlo proprio a te che mi stai guardando in questo momento. Ti piacerebbe essere il numero uno del tuo settore? Ti piacerebbe creare una vita dove ti senti davvero appagato, soddisfatto? E non parlo di accumulare cose, parlo di essere realizzato, sentirti orgoglioso di te stesso o di te stessa. Beh, quello per me è il successo personale. Sei pronto? Sei pronta? Benvenuti in Parli di Coaching! Io sono Mauro Pepe e questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale focalizzata sul tuo successo personale, focalizzata su delle strategie pratiche affinché tu possa fare un grande salto di qualità. Oggi parleremo di come raggiungere il successo personale con una metafora. La metafora della montagna. Sì, poche battute, lo so. Il disegno non è la mia più grande abilità. Questa, immaginate, fu una montagna, dai. Si assomiglia, qua c'è anche la neve. Qua c'è l'erbetta all'inizio del prato e c'è la montagna. Ma utilizziamo questa montagna come metafora del nostro successo. Perché la montagna? La montagna è faticosa. Ovviamente il successo sta qua sopra, eh. È faticoso arrivare là sopra. Ebbene sì, anche perché iniziamo a togliere un po' di stupidaggini dalla testa delle persone, un po' di illusioni. Uno, il successo non si attrae, il successo si conquista. Il successo non si attrae, ma il successo si conquista. Togliamo qualche altra illusione, eliminiamo tutti gli alibi, eliminiamo i concetti di fortuna e sfortuna. All'interno di un percorso così lungo, gli eventi fortunati e gli eventi sfortunati si compenseranno. Anzi, a me non piace neanche lavorare o ragionare per fortuna e sfortuna. Mi piace invece orientarmi all'interno del percorso e quando incontro un imprevisto, o come viene generalmente chiamato un evento sfortunato, mi adatto o addirittura lo sfrutto. Questo è fondamentale. Chi ottiene grandi risultati sfrutta gli imprevisti che gli accadono. Poi un'altra cosa importante, togliamo un po' di illusioni. Non esistono pillole magiche, non esistono situazioni piccole che danno un risultato enorme. Non esistono scorciatoie. Spesso le scorciatoie fanno cadere, fanno arrivare a un livello decisamente più basso. E poi basta parlare di legge di attrazione. Vi prego, cerchiamo di ottenere strategie realizzabili, ma davvero che portano a ottenere risultati importanti. Anche perché poi, una riflessione che facevo l'altro giorno con un amico è che sulla legge di attrazione sono arrivati al vero successo solo chi l'ha venduta. Tutte le altre persone stanno qua. Non mi piace questa cosa. Diciamo che la legge di attrazione, ne ho fatto anche un video specifico dove spiego bene il tutto, ha dei punti importanti, ci sono delle cose da imparare là dentro che sono importanti, ma non bisogna illudersi che seguendo la legge di attrazione si ottiene il proprio successo personale, perché questo non è vero, perché il successo non si attrae, ma il successo si conquista. Andiamo a capire, nella nostra montagna ci sono tre posti fondamentali. Questo posto qui, la base della montagna, questo posto qui al centro della montagna e questo posto sulla vetta della montagna. Alla base ci sono tante persone e sono tutte quelle persone che cercano di non sforzarsi però vogliono ottenere dei risultati, quindi poco sforzo e ottengono ovviamente pochissimi risultati. In questa base qui le risorse non sono tante, però le persone sono tantissime e quindi che succede? Succede che per la sopravvivenza si entra nella logica di mors tua vita mea, cioè morte tua vita mia. Si entra in una fase di egoismo e di lotta perché le risorse sono troppo poche per soddisfare tutte le persone. Però le persone non vogliono sforzarsi per arrivare in un posto dove le risorse ci sono di più. Quindi magari si illudono nella logica del superanalotto, delle scommesse, della legge di attrazione o tante altre cose, della pillola magica, io le chiamo. C'è quella piccola soluzione che dovrebbe dare un grandissimo risultato. Attenzione, qua ci si fa male e c'è tanto egoismo e qua ci sta tanta guerra, lotta per la sopravvivenza, perché ovviamente l'essere umano è programmato per la sopravvivenza. Ma iniziamo a costruire il nostro percorso, a percorrerlo. All'interno del percorso incontrerò buche, cadrò,
mi rialzerò, cadrò, mi rialzerò, cadrò tante volte, mi rialzerò tante volte. E nel rialzarmi imparerò delle lezioni, svilupperò anche delle nuove abilità. E a un certo punto arrivo al centro della montagna, in questa zona qui. Ora, chi trovo in questa zona qui? Innanzitutto trovo molte, molte più risorse di prima e molte meno persone. Quindi, a questo punto della montagna, ci sono più risorse di quelle che sono necessarie per soddisfare le singole persone. Quindi ci sono dei buoni guadagni in questa zona. Qui inizio ad avere dei collaboratori e soprattutto la concorrenza è leale, perché le risorse ci sono per tutti. Un'altra cosa importante è che qui possiamo iniziare a creare degli alleati, perché inizia il ragionamento. Se con tutto questo sforzo e il percorso sono arrivato a questo punto, insieme, noi tutti insieme possiamo arrivare qui. Quindi si creano delle alleanze e degli alleati. Ma non tutti vogliono arrivare qua sopra. Molti si accontentano e vivono qui perché le risorse sono più che sufficienti. Ma pochi decidono di salire, perché qui la zona è veramente difficile. Qua iniziano le rocce, qua inizia veramente ad essere pericoloso. Se cadi ti fai male. Però ci sono gli alleati. Salendo salendo devi sviluppare nuove abilità, devi sviluppare e conoscere tante altre cose, e quindi a un certo punto arrivi qua sopra. Chi arriva qua sopra ovviamente trova una situazione dove le risorse sono spaventosamente grandi e il numero di persone è piccolissimo, quindi c'è una fortissima ricchezza qua sopra. Pochi riescono a raggiungerla e soprattutto non c'è concorrenza, ma esistono partnership. Chi arriva qua sopra non pensa a fare concorrenza all'altra persona che arriva da là sopra, ma inizia a creare delle partnership. E spesso chi arriva qua sopra parla con le altre montagne. Ebbene sì, perché esistono tantissime montagne, perché ognuno di noi ha un suo successo personale, ognuno di noi ha la sua montagna. Ci sono persone che addirittura ne scalano più di una, ma per forza bisogna scalare la prima, bisogna arrivare qua sopra almeno in una montagna. E quando sei arrivato qua sopra inizi a comunicare con le altre persone che stanno in cima alle altre montagne, creando nuove partnership. E le risorse sono infinitamente più grandi dei bisogni delle singole persone che hanno raggiunto questo risultato. Questa è la metafora della montagna. Io mi auguro che con questo video sono riuscito a darti qualche spunto e magari ho anche eliminato qualche illusione o qualche, diciamo, logica della pillola magica, che ovviamente è estremamente deprimente. E ricorda che tutti quelli che vivono di illusioni e della pillola magica stanno qui e tutti i giorni stanno a lottare per cercare di uscire fuori da questa situazione, ma non vogliono evolversi, non vogliono imparare nuove situazioni, non vogliono sforzarsi. Ma se tu stai guardando un video di crescita personale, e soprattutto se mi segui da un po', sai che chi sta su un canale di crescita personale come il mio, come Vinci con la Mente, ovviamente non vuole stare qua, vuole arrivare almeno qui, se non qui sopra. Ma cioè non significa per forza dedicare la vita al lavoro. Io parlo anche di raggiungere la vetta della felicità. La montagna può essere anche una montagna emozionale. Può essere pure che qua sopra sta scritto felicità. Ma per raggiungere la propria felicità bisogna realizzarla, bisogna conquistarla. Non è sufficiente aspettarla come se scendesse dal cielo. Dal cielo non ci scende la felicità, non ci scende la soddisfazione, l'appagamento. L'appagamento, la soddisfazione e la felicità stanno qui, vanno conquistate. Io mi auguro di essere riuscito a trasmettere questo concetto, che è davvero molto importante. Tu magari scrivi nei commenti quello che pensi. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!